La chiesa di San Francesco della Scarpa, oggi sconsacrata e parte del convitto Palmieri, fu costruita nel 1330 ed è ubicata nel cuore del centro storico di Lecce. La storia del nome della chiesa è molto curiosa e rimanda ad un'antica leggenda popolare. Si racconta che nel 1222 San Francesco d'Assisi, diretto in Terra Santa e ospite a Lecce, fu pregato dai fedeli cittadini di lasciare loro un ricordo del suo passaggio ed il santo acconsentì donando loro un suo sandalo. Nell'oratorio dove, secondo la tradizione, il santo di Assisi dimorò, sono presenti numerosi affreschi del Settecento, restaurati nel secolo scorso da Pasquale Grassi e raffiguranti varie tappe del percorso spirituale del frate. Nel 1874 il ricercatore salentino Cosimo De Giorgi istituì all'interno del campanile l'osservatorio meteorologico e successivamente un centro di sorveglianza di una rete di stazioni pluviometriche istituite nel 1877. Attualmente l'interno della chiesa è a croce greca, percorsa da due ordini di paraste. Essa conserva solo 5 dei 10 altari originari. Il più suggestivo è l'altare maggiore, sovrastato dalla statua in cartapesta di San Giuseppe col Bambino, risalente al 1833. Tra gli altari rimasti ancora in sede vi è quello dedicato a San Francesco d'Assisi, situato nel braccio destro del transetto e attribuibile allo scultore Pasquale Simone.